Al tribunale di Pesaro questa mattina, attorno alle 10, è comparso davanti al GUP il killer Michael Alessandrini, trentenne pesarese che la sera del 21 febbraio scorso aveva trucidato con 15 coltellate l'amico Pierpaolo Panzieri, ucciso a domicilio in centro storico in via Gavelli. Quest'oggi sono state consegnate circa 140 pagine di perizia psichiatrica sulle condizioni di salute mentale del reo confesso omicida, che attualmente è recluso al carcere di Ascoli. All'uscita del tribunale, Alessandrini è stato accolto in questo modo dalla rabbia di familiari e amici della vittima. Dove cazzo sei? Bastardo! Bastardo, ti ammazzo in mezzo alle scale! Il padre, la mano te! Il trentenne era rappresentato dall'avvocato Salvatore Asole, che ha portato alla luce quanto emerso dalla perizia psichiatrica svolta. Noi riteniamo sia andata sostanzialmente bene, fin dall'inizio abbiamo condiviso appunto le conclusioni dei periti che appunto hanno concluso per questa semi-infermità, con una patologia però di livello grave, altamente grave, con associata una pericolosità sociale che quindi mette, diciamo, a nostro giudizio fortemente appunto in dubbio appunto la compatibilità della condizione dell'Alessandrini con la detenzione carceraria. Ed è per questo motivo, come ho già appunto preannunciato anche al pubblico ministero, che nei prossimi giorni presumo ci accingeremo ad avanzare appunto un'istanza di trasferimento dell'Alessandrini dalla struttura carceraria ove tuttora trovasi in una casa di cura protetta. È andata sostanzialmente come ci aspettavamo, nel senso che noi concordiamo con le conclusioni del collegio peritale su una semi-infermità di mente con una patologia grave e con una pericolosità sociale elevata, per cui insomma ci auguriamo che Alessandrini possa essere curato come giusto che sia, come è stato ribadito anche oggi in aula. Consegnata la perizia, l'avvocato difensore Asole si è detto ottimista che si possa arrivare ad un rito abbreviato, possibile solamente nei casi di omicidio in cui non viene confermata la premeditazione. Gli elementi inizialmente però lasciavano pensare proprio ad un omicidio organizzato, con la fuga di Alessandrini a bordo della Clio del padre, con 500 euro rubati alla nonna, il possesso di passaporto e il tentativo di arruolamento nell'esercito ucraino. Però i fatti corrisponderebbero ad una verità diversa: i soldi scippati dal portafogli della nonna sarebbero serviti per tornare a Milano per cercare lavoro, città in cui era stato qualche giorno prima per lo stesso motivo. Elemento che dunque si distacca dall'accusa di premeditazione, così come il possesso di passaporto, altro aspetto non legato al tentativo di fuga in un territorio non europeo. In settimana l'avvocato difensore Asole invierà dunque la richiesta di trasferimento dal carcere di Ascoli ad una struttura specializzata per curare Alessandrini. I tempi di risposta a tale sollecito non sono ancora certi.